In apertura della sessione dei lavori di giugno sono state trattate le interrogazioni sui temi d'attualità, tra cui due sul previsto centro di permanenza per i rimpatri, in merito al quale la Giunta ha ribadito la competenza statale. Il Plenum ha quindi approvato la delibera di assestamento di bilancio del Consiglio e designato i componenti del Comitato Scientifico dell'Ufficio per la Formazione Politica e la Partecipazione. Ha poi ascoltato in audizione la responsabile del Comitato Antidiscriminazioni Prisca Garbin e presidente e vicepresidente del Comitato Provinciale Comunicazioni Judith Gögele e Felice Espro. La prima ha riferito i dati dell'attività 2023 sottolineando le discriminazioni rilevate, in particolare in merito alle barriere architettoniche e alle discriminazioni razziali. I secondi hanno illustrato le sfide da affrontare in un mondo dei media completamente cambiato rispetto al passato. Respinte le mozioni di Jot V. A. Wirth Anderlan per gestire i bandi pubblici privilegiando la territorialità, del gruppo verde Team K per dichiarare parco naturale il gruppo del Sassolungo con i piani di Kunfin, del Team K per promuovere la formazione in lingua tedesca per la figura professionale dell'assistente di studio odontoiatrico e il voto di Partito Democratico e Team K per sollecitare il governo ad applicare la cedolare secca sui contratti di locazione commerciale.